Buon martedì pomeriggio dal Totti Sporting Club. Siamo pronti a trasmettervi la terza giornata della sesta edizione del Beppe Viola Junior per quanto riguarda il girone F. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Oggi si affrontano Ezio Sella Academy e Agora Latina. Nero azzurra. Questa terza giornata è anche in realtà la seconda partita per Ezio Sella, perché deve recuperare la gara contro il Tor Tre Teste. Attenzione intanto subito all'opportunità per l'Agora Latina, che si porta in vantaggio al secondo minuto grazie alla marcatura di Matteo De Simone. Allora partita subito sbloccata, Agora Latina in vantaggio. Si gira Ercolani, raddoppiato, poi alla fine perde la sfera, la riconquistata del maestro. Pallone in avanti per Andreula. Temporin, ancora pallone riconquistato da Ezio Sella Academy, che trava il gol del pareggio con una conclusione straordinaria. Gol che porta la firma di Simone Andreula. 1-1. Che rimette in parità la partita, non può proprio assolutamente nulla su questa conclusione Salvatore Langella, anche perché la palla, come un tocco da biliardo, trova la sponda del palo ed entra in rete. Subito partita rimessa in equilibrio al settimo minuto di gioco. Le emozioni sicuramente non mancano, attenzione proprio ad un altro tentativo dalla distanza, questa volta era un tocco morbido di Valerio Visentin. Usare l'attacco sviluppatosi dal calcio d'angolo dell'Ezio Sella. Riparte l'Agora Latina. La finta bellissima da parte di Visentin, che poi trova anche il tocco preciso. Giusta potenza, giusta traiettoria. Agora Latina nuovamente avanti, proprio forse nel momento migliore dell'Ezio Sella Academy. Temporin che poi va in avanti. Impostazione imprecisa, si è messo in proprio adesso al centro del campo ancora Simone Andreula. Ancora tentativo di verticalizzare, poi sbaglia porta il numero 19 Alessandro Drusin della Agora Latina, che regala il pareggio a Ezio Sella Academy. Ancora sull'ottima iniziativa per vie centrali del solito Simone Andreola, al momento migliore in campo dei suoi. Squadre ridisposte in campo, ovviamente campi invertiti, si aspetta solo il fischio del direttore di gara per riprendere con questa seconda frazione dal punteggio di 2-2 maturato nei primi 20 minuti. Fischio del direttore che arriva adesso. Gestisce Ezio Sella il primo pallone di questa seconda metà di gara. De Vivo può mandare in avanti per un compagno. De Vivo ancora decide di andare da solo. Ancora De Vivo che entra in area di rigore. Porta la sfera sul mancino. De Vivo fa tutto da solo. Un po' egoista, ma fa tutto bene. E allora gol che vale il 3-2 per Ezio Sella Academy, quando mancano 10 minuti e poco più alla fine della partita. Sul pallone c'è proprio Andreula, la rincorsa di Andreula che freddissimo spiazza Lore, trasforma Simone Andreula, che allora fa doppietta, diventa ufficialmente MVP della partita. E Ezio Sella Academy seconda nella classifica del girone F e potenzialmente potrebbe anche giocare per il primo posto. Triplice fischio e allora finisce per 4-2. Finisce 4-2 la partita tra Ezio Sella Academy e Agora Latina. Questa terza giornata del girone F. Sale allora a 6 punti in classifica anche l'Ezio Sella Academy, che aggancia la Tor Tre Teste. E verrà deciso il primo posto della classifica nella partita che verrà recuperata fra Tor Tre Teste e Ezio Sella Academy.